l'emergenza coronavirus, ho aiutato la mia mamma a fare dei dolcetti simpaticissimi e buonissimi con il nastro messo chiuso in connetta. Sono dei finti gelati ghiaccioli che poi ho decorato con gli zuccherini e il cioccolato e anche con la granella. Se seguite il mio video sapete come si possono preparare. Eccovi gli ingredienti per preparare i nostri finti gelatini. 130 g di burro, 130 g di zucchero, una bustina di vanillina, 3 uova, 70 g di amido, 130 g di farina, un cucchiaino di bicarbonato. Come prima cosa mettiamo all'interno del boccale il burro. Poi aggiungiamo lo zucchero. E la bustina di vanillina. Impostiamo un minuto a velocità 5. Un minuto, velocità 5. Vado? Io. Vai. Adesso aggiungiamo 3 uova. Adesso impostiamo 30 secondi, velocità 4. Ok, 30 secondi. Guarda qua, vai, triangolino. Adesso mettiamo i 70 grammi di amido. I 130 grammi di farina ed il cucchiaino di bicarbonato. Impostiamo un minuto a velocità 4. Un minuto, velocità 4. E vai, premi il triangolino. L'impasto è pronto, adesso lo tiriamo fuori per riempire gli stampini. I nostri stampini sono riempiti. Adesso li metto in forno ventilato 18 minuti a 160 gradi. Ci vediamo dopo. Adesso intanto ho preso 50 g di cioccolata bianca e di cioccolata fondente. Li vado a sciogliere o sul fuoco oppure col chiusin connetta a 60 gradi, velocità 2 e 4 minuti. Questo cioccolato fuso andrò poi a riempire questi gelatini. A ricoprirli, vero? A ricoprirli. Ecco i nostri finti gelati usciti dal forno. Adesso li ricopriamo col cioccolato fuso e li ricopriamo con i zuccherini. Ecco, il primo è stato ricoperto, adesso mettiamo gli zuccherini. Quelli che vuoi. Tutte e due. Sì, vai.
Procediamo con tutti gli altri e vediamo il risultato finale. Ecco, pronti i nostri finti gelati. Vedo l'ora di mangiarli perché sono buonissimi. Spero che la ricetta vi è piaciuta. Seguite sempre il canale della mia mamma in cucina con Sierra. E buona cucina a tutti.